Buonasera bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi ho deciso di portarvi un tutorial su come si creano pacchetti di sticker personalizzati per WhatsApp. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Perché ho visto che molte persone non lo sanno ancora fare, nonostante siamo nel 2020 e gli sticker sono presenti da tantissimo tempo, e quindi ho deciso di portarvi questo tutorial molto molto semplice per come creare pacchetti di sticker personalizzati con tutte le cose che volete. Quindi non dovrete stare più lì ad aspettare i vostri amici che magari mi mandano qualche sticker figo per poterlo salvare tra i preferiti e poi riutilizzare. Ovviamente se cercate su Google Play Store, se avete Android, o su App Store, vi troverete lì anche dei pacchetti di sticker già fatti tra virgolette, però secondo me è meglio sempre crearseli da sé perché potete decidere qualsiasi tipo di cosa, quindi la scrittura dell'adesivo, che tipo di adesivo avere, l'adesivo in sé, eccetera. Quindi niente, io vi lascio il tutorial e vi auguro una buona visione. Ok, eccoci qua, andiamo su Sticker Maker, ovviamente la dovrete installare se non l'avete già fatto, e qui come vedete vi compariranno tutti i pacchetti di sticker che voi avrete creato. Ovviamente se non ne avete nessuno non ci saranno, ma potete benissimo creare un nuovo pacchetto. Create un nuovo pacchetto, mettete il nome, l'autore, potete anche scrivere lettere a caso e vi farà andare nella creazione. Una volta che avrete creato il pacchetto vi comparirà così, ovviamente queste tre icone saranno vuote. Questa soprattutto sarà l'icona del vassoio, tra virgolette, che poi sarebbe il pacchetto. E sotto invece metterete tutti gli sticker, fino a un massimo di 30 sticker per pacchetto, che sono davvero parecchi. Infatti tutti gli altri pacchetti che avete visto sono completamente pieni, mentre questo è un pacchetto ancora in corso. Andiamo a cliccare su una delle caselle vuote e scegliamo da dove importare la fotografia, quindi se farla, se prenderla dalla galleria o selezionare file. La prendo dalla galleria, mettiamo caso che voglio fare uno sticker con questa scritta, la seleziono e la trovo qui così. Come vedete qua sotto abbiamo ruota per ruotarla, ovviamente seleziona tutto per selezionare tutta la foto e trasformarla in sticker, selezione intelligente per selezionare automaticamente insomma la parte, però non sempre funziona, dipende molto dal tipo di foto che importare eccetera. A mano libera, ovvero andrete a disegnare voi a mano libera in questo modo, tipo una volta che avrete richiuso il cerchio ve lo salverà. Oppure taglia quadrato, quindi potrete fare un quadrato e tagliare in modo quadrato, stessa cosa per il cerchio, oppure potrete cambiare immagine. Mettiamo caso che noi vogliamo fare uno sticker quadrato, quindi mettiamo taglia quadrato, mettiamo la parte che ci interessa avere, ok, e lasciando, come vedete vi darà il vostro sticker. Adesso potremo fare salva l'adesivo e salvarlo così com'è, oppure potremo anche aggiungere del testo. Come vedete qua abbiamo anche il background dietro, quindi se io vado a scrivere ci compare il background nero, oppure il grassetto, oppure tutto scuro, eccetera. Qua ci sono ovviamente colori che potrete scegliere, sono pochi però potrebbero andare bene, e possiamo salvare oppure togliere. In questo caso togliamo, e poi abbiamo le outline, quindi se ci andiamo a cliccare sopra faremo il bordo. In questo caso c'è un bordo bianco, come vedete. Io però direi di toglierlo perché non ci interessa avere il bordo per questo adesivo. Ok, e farei salva l'adesivo. Una volta che avete salvato fate aggiungi le modifiche WhatsApp, chiudete e riaprite WhatsApp e vi troverete l'adesivo. Adesso ve lo farò vedere. Ed ecco qua, adesso sono nella chat con la mia migliore amica. Se vado qua sotto troverò i miei sticker. Questi sono sticker che ho salvato tra i preferiti, mentre qua abbiamo il nostro pacchetto di sticker. Ed eccolo qua. Lo mandiamo e come vedete funziona benissimo. E niente ragazzi, questo è stato il nostro tutorial su come creare pacchetti di sticker personalizzati per WhatsApp. Spero che vi sia piaciuto e spero che vi sia stato utile. Se conoscete qualcuno che ancora non sa come creare degli sticker personalizzati, inviategli questo video perché magari potrebbe essere interessato e gli potrebbe servire. E a me farete un grandissimo favore perché ovviamente i miei video arriveranno a più persone e mi aiuterete a crescere sempre di più. Niente, io spero che questo video sia piaciuto. Se questo è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentate, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!